Salve ragazzi, benvenuti, bentornati in un nuovo video su Dragon Ball Z Dokkan Battle versione sia Global che Jump Signori finalmente siamo qui con uh, l'uscita di tutti i nuovi EZA riguardante il Saiyan Day Come vedete abbiamo uh, 8 EZA, uh, togliendo virus e Whis che già abbiamo analizzato Quindi oggi andremo a vedere tutti gli 8 EZA cosa fanno E questi EZA come vedete dal countdown usciranno tutti domani, domani mattina verso le 7-8 tipo Una cosa del genere quindi, uh, tutti questi ez, come detto, escono sia Global che Job, quindi non vi preoccupate E si potranno uh, farmare uh, uno dall'Ezra di Goku Ultra Instinto e l'altro da un nuovo ez dovrebbe essere in teoria uh, Credo, sì, anche perché qua non me lo pinga, quindi sì, perché se io clicco questo mi apre la pagina Ecco qua, da quest'Ezra si farmano quelli dell'Ultra qua quelli di, di Goku Blue gli ultimi tre, mentre il resto da un nuovo EZ che dovrebbe essere questo qua di Virus Wiss non di Virus Wiss LR, ma comunque del Saiyan Day in generale. Vabbè, uh, lo scopriremo domani, solo vivendo. Forse uno di questi cinque, probabilmente. Chi lo sa. So. Purtroppo, ragazzi, uh, soltanto sulla wiki ci sono soltanto i tre Super Saiyan God. Da eza, come vedete, le stazza EZ e le, uh, la passiva e tutto. Per questo, dovremmo spostarci su un altro sito. Dove a vedere Dove stanno le altre passive. Comunque, per il momento ci leggiamo queste e poi vi trovo gli altri. Allora, uh, vediamo subitissimo Go God AGL. Uh, Greed Resist attacca. Beh, la leader non ve la dico nemmeno, farò fanno tutte cagà. Greed si attacca all'infinito in e Supreme damage. Ci sta il Resist attacca all'infinito, in dipende un pochettino se nella passiva c'è qualcosa che work. Poi abbiamo: Passiva. Chi più 2 attacca def più 120. Una additional attacca ad def più 80 quando fa una special. Lancia una additional attack che ha media chance di essere una special. Quando è HP sono 59 o superiore. Buona. Buono 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 questo. Una decisione attack ad F più 10 per ogni attacco performato per un massimo di 50. Mi avrei realizzato un pochettino. C'è di un crit più 6 per ogni attacco ricevuto per un massimo di 30. Buono, sto coso lo potreste buildare full add per massimizzare i resist attack. Visto che è il crit già in passiva. Oppure full crit per massimizzargli il danno. Uh, sembra buono sulla carta. Devo essere sincero. Naturalmente, appena usciranno tutti questi personaggi sul server privato, li porterò tutti quanti. Quindi preparate ad avere 8 showcase. Se non qualcosina in meno, bisogna vedere se qualcuno di loro gioca insieme. Comunque, li proveremo tutti quanti. Assolutamente. GoGod e Gelen, buono. Sulla carta sembra buono. Rispetto a prima, assolutamente. Prima c'aveva solo Attack Def più 80 quando lancia Special. Sono contento perché questo GoGod già ce l'ho con Link al 10. Glieli farmai tanto tempo fa. Quindi, molto molto buono. Poi, GoGod STR che è Temper il best link di Goku Ultra Instinto Int, per farvi capire. Uh, special, Supreme primi damage lo use, uh, and, uh, Scusate. E uh, raise attack def del 50% per 3 turni. Ok, va bene, nulla stacchi infinito. Chi più 2 attacca def più 120? Una 10 attack def più 80 quando fa una special. Lancia una additional attack che ha medi chance di essere una special quando HP sono 59 superiore. Una additional attack def più 10 per ogni attacco performato per un massimo di 50. Riduce il danno ricevuto del 6% per ogni attacco ricevuto per un massimo di 30. Ok, praticamente hanno la stessa passiva, solo che fanno cose differenti nella passiva. Lui, uh, lo stesso, arriva un massimo di 50. però, a differenza di quello prima che c'è il critto, questo la riduzione del danno. Uh, può essere carino: 30% di TR, può essere carino. Con le stazze che poi si ritrova in carezza. Secondo me, non è malvagio questo personaggio. Poi dipende più dal tutto quanto riesce a raggiungere questo coso. Perché uh, con 5 attacchi uh, ricevuti si buffa il damage action al massimo Però se sto coso raggiunge, ne so, 400.000 def, ad esempio, come massimo uh, Fa vomitare, perché fa veramente pena, pena, pena Ma io credo che comunque sto coso possa raggiungere anche buoni valori di difesa Quindi, secondo me, pure questo Goku God non è malvagio, anzi, è pure buono come mezza. Poi, passiamo all'ultimo uh, Goku Super Saiyan Blue Resi attaccato per un turno, Supreme Damage Va Benissimo, nulla di particolare Chi più 3 attacca Def 150 Una no, 10 attacca Def più 50 quando fa una specie. No, una 10 attacco Def e chance di fare un crit più 30 E lancia no, una 10 attacca Che ha medie chance di essere una specie. Quando gli HP sono 50 o superiore Buono, buono Una no, 10 attacca Def più 70 E chance di fare un crit più 20 Quando si trova contro due o più nemici uh, Altro personaggio Diciamo che tutti questi personaggi hanno Il crit base a parte Goku God e STR quindi lì potresti buildarlo anche full crit O secondo me Goku ad STR sarebbe da buildare full add Per massimizzare i resist attack and death del 50% che c'ha i special A parte questo, questo Goku lo stesso c'ha il crit in passiva uh, Può lanciare anche un'altra special Medi chance di essere una special che stiamo sul 30% Quindi può lanciare pure questo 3 special ad ability full uh, Tanta roba signori, tanta roba pure questo Carino Carino pure questo, dicevo che hanno più o meno la stessa meccanica, se uno vuole andare a vedere molto più o meno. Però signori, mi, mi convincono tutti e tre, però non li fa provare, fanno cagare. Questo non vi so dire, per il momento oh, mi piacciono. Uh, adesso andiamo a vedere anche gli altri. Ok, allora adesso signori passiamo a Virus Intezzo. Uh, sto su Twitter che è troppo a Mari estremi estremi di medi, uh, siamo riusciti a trovarlo qua. Allora Uh, abbiamo Birus Synth, Lead, uh, questo è sempre da Nuker quindi non ci interessa, 35% per ogni Orbint Special, uh, Supreme Damage Resist Death del 50% per 6 turni Va bene, eh, purtroppo non gli hanno voluto mettere lo stacco infinito ma uh, 50% che okay, comunque è buono Attacca Death più 150 quanto fa una special uh, Attacco più 30 per un massimo di 150 per ogni attacco performato Uh, quando c'è un Bond of Master and Discipline Category Alley uh, nel team Insieme al personaggio, a questo personaggio da attaccare nello stesso turno Chi più 1 e performa una disceratta che ha due chance di essere una special Attacco super efficace contro tutti i tipi quando il nemico ha uh, attacca down o death down e si è lato stannato Eh, vabbè, non, non mi convince tanto questo Carino per il fatto che c'è l'attacco più 30 per un massimo di 150 però. Nient'altro, sincero. Può fare con un altro bond of master in Discipline Crit, uh, chance di tirare special. Tipo. Uh... No, il crit non ce l'ha: c'è attacco super efficace quando il nemico è attack down, death down. Si lato, stannato. Boh, posso dire che non mi convince. Poi Virus, ricordiamo che comunque i Virus non è che hanno questi bellissimi linker partner come. Come alleati. Quindi. Non mi piace questo, devo essere sincero. Poi, finalmente, signori, abbiamo Raggeta, uno dei personaggi tanto attesi a Tezza. Sperando che il nostro attendere le sia valsa la pena. Allora, vediamo: Lead, super, kip più 3, cappello che 100, facendo. Skip uh, Special, Greedy, resist, attack per 1, e scolo supreme damage nemico, e se super attack, ah, si, sì, le potevano anche non mettere. Comunque, ok. Passiva, key più 1, attacco death più 122. Un Poi uno mi spiegherà perché 122. Chi più una Def più 122, che chance per fare un crit quando oh, c'è un altro Vegeta Femme che attacca nello stesso turno? Uh, Def più 80 per 4 turni dopo che ha ricevuto un attacco. Ok, ci può stare, buono. Uh, Damage ricevuto dai normal attack meno 40% e counterà con Tremendous Power, quindi rimane la stessa cosa dei counter. E Rage quando le condizioni sono soddisfatte. Uh, allora, di base, a livello di attacco, non caricherà tantissimo secondo me. Ma a livello di difesa è buono perché c'ha un 122 base, un 122 in più. Quando c'è un altro oggetto Family un death più 80% dopo che ha ricevuto un pugno. E c'è il 40% di DR Prendendo questo a livello di tank è tanta roba. Sulle specie, probabilmente prenderà il cavolo. Un cavolo enorme proprio di, di dimensioni enormi. Però, per il resto, a livello di danno pure non è che mi convincerà tanto. C'ha solo un 122% d'attacco. Secondo me questo è tipo la Vegeta GL, secondo questo personaggio, eh. non vorrei dire. Quindi pff, mi sarei aspettato qualcosina in più. Vediamo la trasformazione. Uh, non c'è scritto la, la condizione. vabbè uh, 12 Ki, uh, Greeley si attacca temporaneamente. e Causa Supreme damage to enemies. Lower death. Ok, la passiva è chi più 1. Attacco più 122. Ok, per, uh, il rage diciamo che va a caricare un pochettino di più. Teori uh, cioè, di base a me questo personaggio non mi convince tanto. Devo essere sincero. È un personaggio che andrà a caricare 4, 5 milioni secondo me. E stop. Anche perché l'unica cosa buona che c'è è, è la stazza. Per il resto, tutta difesa, è tutto un personaggio in generale sulla difesa. E avendo i counter, avrei preferito di meglio. Vabbè, eh, purtroppo l'hanno fatto così. Poi, oh, lo andiamo a provare, carica 20 milioni. Non credo. <ride> Comunque, io ci spero. Allora, adesso veniamo a, a Wisint e Wistech Purtroppo le traduzioni ancora non sono uscite qui. Quindi ve le leggerò da un altro sito, ancora. Vabbè, io praticamente sto impazzendo. Allora, uh, vi leggo. Prima di tutto vi dico che Wissint è stato, uh, quando ai tempi si giocava il Super Int con Gogeta Int, uno dei migliori personaggi da metterci perché era il buffer super, mi pare. Uh, quindi, Wissint è stato veramente un personaggio tanto giocato ai tempi. Parliamo di anni e anni fa. Ma a parte questo, era giusto una parentesi per uh, ricordare i ricordi del Vietnam. Allora, abbiamo nella lead Gogeta Int e Fisico, chi più 3 a KKDF 80, Skip. 12 key, Resist Def per un 1 e cose su primo damage lowest attack. È rimasta invariato, mi pare. Passiva, Attack and Def più 120. Olaless, chi più 3, Attack and Def 30. Buono. Realm of Gods, categoria: Attack and Def più 10, chance per performare un crit più 10. Bond of Master and Discipline, categoria: Attack and Def più 10. E chance di fare un crit più 10. Ok, quindi sia Realm e Bond of Master and Discipline hanno più 10 di crit e uh, il 10% più di buff. Poi abbiamo attacca nerf più 60 per rianu gods categoriali. alli uh, che attaccano nello stesso turno che attacco questo personaggio oltre a lui. Quindi da anche un ulteriore 60%. Minchia. Chance di vada di attacchi nemici più 25% per bond of master discipline categori alli che attaccano nello stesso turno. Quindi può avere un 75% di dodge sto coso. Sembra veramente forte buffa questo coso iriano gods del 100% o uh, 30% base. 10% in più perché c'è un Rainbow Gods che attacca um, insieme a lui E un 60% in più Ah aspettate Forse ho sbagliato gli Attack def più 60 non è agli alleati ma è a se stesso eh, eh, Quella potrebbe essere molto meglio perché se dà Attack def 60 a tutti non aveva senso Però qui non è scritto al 100% quindi Però non c'è scritto Category Alias C'è scritto per Rainbow Gods quindi si conta solo se stesso uh, Quindi questo coso ha un 120% in più di stats Ok, buono Buono, 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 buono Beh, sto coso sembra tanta roba Buffa del 40% Rim of Gods e Bond of Master in Discipline 10% di crit e, uh, Poi se io credo che se sono la stessa Cate sia Rim of Gods che Bond of Master in Discipline Probabilmente buffa del 50% Dovrebbe essere Quindi è 20% crit Sto coso è veramente forte come buffer uh, Tanta roba signori, tanta roba poi passiamo al tech, uh, lì da Gira tech e setiere, più 3 HP def 80, skip Special, resist attack per 1 turno, damage e lower attack Quindi questo è più un DPS se vuoi andare a vedere, perché quello prima c'aveva i resist def Passiva, attack and def più 120, quando attacca il nemico, attack and def meno 20 e Great chance di installare, questo è il Roddo, molto forte Attack and def più 60, per i gods category, alle, o, oltre a questo personaggio che attaccano in turno, quindi pure questo è un 120 Attacca DEF più 60 per Bond of Master Discipline categorie reali che attaccano nello stesso turno. Quindi sì, è un personaggio più offensivo, però io presco l'Int perché l'Int buffa di un sacco il team in realtà. Il Tech secondo me prova a far danno ma forse non ci riesce, poi sarebbe da testare sta cosa. Però comunque le stats ce l'ha per carità, ha delle buone stats, c'ha cioè un 120 più un 60 più un altro 60. Che dovrebbero essere in realtà 120 e 120. Se uno vuole andare a vedere. Però dovreste averli tutti nello stesso turno. Eh, devi crearci dei team appositi. Per questi due personaggi, assolutamente. Però, a differenza di WisTech, WisTech puoi giocare anche un pochettino dove ti pare. Perché comunque 30% base, buffa normalmente. Quindi, ha provato. WisTech ha provato. Il tech è da vedere sul campo, diciamo. E adesso, signori, finiamo con Goku God Int. Allora, lead Int STR che più 3 HP da F90, skip, special, grid release def 12, super un damage e l'over death. Va bene, non ci può stare. Grid release def buono. Uh, passive, attack def più 180, quando gli HP sono 50 superiori dall'inizio del turno, quindi anche... un boh, State attenti. Hai le chance per formare uh, due additional attack. Ok, però non dice che possono essere special, quindi è buono scam. Attacca def più 20 per un massimo di 100 per ogni attacco performato Quindi va in combo con l'altro pezzo di passivo Per ogni volta che il personaggio ha fatto 3 attacchi durante la battaglia Attacco super efficace contro tutti gli alleati il turno successivo Ok, quindi praticamente sto coso Lo buildate full add E uh, sperando che vi lancia gli add Avete praticamente ogni turno attacco super efficace A parte il primo Simpatica come cosa, simpatica L'unica cosa è che secondo me c'ha poche stats C'ha un 180 base che è buono. Però ricordate all'inizio del turno. Quindi se voi all'inizio del turno state sotto al 50%, Sto coso non c'ha 180% di stazza Ed è una merda, praticamente. Poi per ogni attacco perforato, un più 20 per un massimo di 100, carino. Però per il resto, nient'altro. Figala il fatto che. Questa è tipo una nuova meccanica. Dopo che si è fatto 3 attacchi, c'è il suo efficace il turno dopo. Però. Non mi convince, eh, sincero. Non, non mi dice nulla. Anche perché, ripeto, se voi scendete sotto al 50% all'inizio del turno, sto coso. È andato, è completamente inutile. C'è avrà staz che addirittura nel SSR appena lo puli sono superiori secondo me. Signori, questo era per quanto riguarda tutti gli Ezza. Uh, Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. E usciranno, come vi ho detto, tutti domani mattina. Quindi appena usciranno sul server privato li proverò e uh, aspetteremo in trepida ansia questo momento così da capire chi performa e chi meno. Comunque io un uh, paragone generale, un... Uh, un pensiero generale su tutti gli ads già ve l'ho fatto, oh, sperando di averci azzeccato, ma non è così difficile dovrò azzeccarci. Io ragazzi vi saluto e noi ci vediamo ad un prossimo video.